rassegne più amate da tutti i fanesi e non, quella in vernacolo, insomma un bel cartellone anche quest'anno. Sì, anche quest'anno l'Arena BCC qui a Tre Ponti offre per il pubblico uno spettacolo veramente ampio, ricco di avvenimenti, non solo dialettale. Ovvio che il dialetto a Fano sta prendendo una bella forma, un bel piede insomma. E qui l'Arena BCC abbiamo messo in piedi un'organizzazione tale che non è solo comunale fanese, ma anche a livello un pochino più ampio, anche provinciale. Per questo, assieme sia alla cooperativa Tre Ponti, ma soprattutto anche alla presenza della Proloco, assieme abbiamo creato un connubio anche con la FITA, la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale, arrivando così a portare uno spettacolo veramente completo. Ecco, quest'anno partiamo dal 29 giugno appunto con il Festival della Comicità, una sorta di Zelig insomma fanese, ecco. Comunque avremo sia artisti a livello nazionale che si esibiranno qui a Fano in lingua, in italiano, ma anche appunto gli attori nostri, i nostri beniamini delle compagnie teatrali dialettali, che si esibiranno in sketch, o vedremo di cosa si tratterà, una sorta di Zelig, ma con tanto di giuria, con tanto di un concorso, con un premio anche finale. Quindi una cosa veramente carina, l'apertura, inaugurazione della stagione 2015 il 29 giugno, lunedì. Perché, ecco, adesso voglio spiegare perché il lunedì, perché proprio dietro lo slogan "tutti lunedì all'Arena BCC vienta divertì", partiamo appunto lunedì 29 per andare poi tutti lunedì fino, guardo un attimo il calendario, fino al 7 di settembre, tutti lunedì con tutte le compagnie fanesi, quindi Comediant, Gaff, Brudet, Yarvans, i ragazzi del San Costanzo, per poi andare anche fuori il territorio fanese con la piccola ribalta, le ombre, il buffo di Lucrezia, il faro di Pesaro. Spero di non aver lasciato nessuno, comunque siamo proprio nell'arte, nella comicità, quella dialettale, non solo fanese. Edoardo Frustaci, corso di teatro oltre il sipario, scuola oltre il sipario, si esibirà in tre diverse situazioni, il giovedì 16, giovedì 23 e il venerdì 7. Non solo teatro dialettale, teatro in lingua con Edoardo Frustaci, ma anche musica sotto le stelle con l'orchestra sinfonica Rossini. Avremo un'esibizione sinfonica, una cover dei Queen, veramente, come si dice, lo dicono un pochettino più nell'interno, Fanila pel Capuna, con appunto la cover dei Queen e la cover di Lucio Battisti. Mentre per quanto riguarda non solo lirica, ma fanno un bel spettacolo sia Rodolfo e Silvia. Rodolfo e Silvia in concerto, le voci del cuore sono i tenori, ma non solo i tenori, perché fanno un po' di tutto. Sono diversi anni che si esibiscono qui al Teatro Arena e sono anche loro diventati i beniamini del pubblico fanese del Teatro Arena. Poi, andando avanti, a grande richiesta, l'abbiamo messo anche sul pieghevole, sul manifesto, il concorso di barzellette a Crepapelle. Questo ormai è diventato da 5-6 anni l'avvenimento clou della manifestazione. Poi l'avvenimento fanese dell'anno, che è quello degli Sbancati, il film in dialetto fanese. Beh, al lundì all'Arena BCC, vienta divertì, voglio ringraziare senza meno tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione, soprattutto la cooperativa Tre Ponti, e nel nome di Gino Bartolucci, e la Proloco, Etienne Lucarelli, che molto, ma non diciamo, chi più della Proloco può star vicino al dialetto, alle attività locali. Gino Bartolucci, questa manifestazione cresce anno per anno, è importante il valore di coesione, mettere insieme tutte le compagnie, quindi unica intenzione quella di far divertire, però voi fate da collante, avete sempre fatto da collante, Tre Ponti insomma ci ha sempre messo il suo. Questo era il nostro obiettivo e ci stiamo riuscendo bene, perché se pensiamo che siamo alla sesta edizione del Teatro Sotto le Stelle, ma le prime tre edizioni le avevamo fatto qua nella nostra pista polivalente, e poi abbiamo creato questo teatro e naturalmente sta crescendo l'intensità, la partecipazione, la richiesta. Naturalmente il nostro merito, secondo me, io ho lavorato su questa città prima con gente di Quinta Proloco per aggregare i quartieri, e qui l'obiettivo era quello di aggregare le compagnie dialettali e ci siamo riusciti. Come vedete stasera, oltre tutte le compagnie fanesi,
abbiamo 3 compagnie di Pesaro, una di Gallo, una di Lucrezia, e le richieste, sì, abbiamo delle richieste da Falconara, che però naturalmente sta diventando un po' forse troppo lunga, perché quest'anno abbiamo 11 compagnie e non sono poche, non so, vuol dire che 11 lunedì, chi è amante del teatro deve venire a vedersi il bel dialettale. Però naturalmente questo era il nostro obiettivo, ci stiamo riuscendo bene. Ecco, la cosa bella, l'altra è questa, perché questi io chiamo gli attori poveri, perché questo è il teatro povero, no? Naturalmente ho detto che la nostra cena stasera è una cena povera adatta, però il bello del nostro è quello di riuscire a partire con una cena da poco, povera da poco, e chiudere con una cena, e quello poco più altro hanno le compagnie, perciò ecco, però il bello, rispondono sempre al nostro appello e noi rispondiamo alle loro esigenze, perché naturalmente è il nostro obiettivo, è quello di far vivere bene questa città, e noi riteniamo che il teatro dialettale è una base fondamentale. Poi quest'anno abbiamo ampliato, come dicevo, da 14 serate a 25, abbiamo fatto giugno la progetto Danza di Lucrezia, che ha fatto il suo praticamente il suo saggio, Mattia Diamantini, l'Olimpia Cucurano, la scuola Montessori e la scuola Corridoni, naturalmente vuol dire che la cosa comincia a piacere, naturalmente, e questa è la cosa importante. Un ringraziamento va agli sponsor, perché noi anche lì con gli sponsor abbiamo 3 sponsor, abbiamo i Conad, che sono indispensabili per tutto quello che fanno la città, abbiamo la nostra banca, l'Arena BCC, naturalmente banca di credito cooperativo, abbiamo la farmacia Vannucci, che ci è stata sempre vicina. Noi dobbiamo dar merito a questi 3 sponsor che ci fanno vivere, perché poi il biglietto, come sapete, 5 euro, 4 euro chi è socio BCC o c'ha la Conad Card, prende lo sconto al Conad o alla banca, naturalmente è un prezzo popolarissimo che tutti si possono permettere. E il nostro obiettivo è sempre quello, di essere popolari, popolari in tutto, anche nei prezzi, perché in questi momenti di crisi naturalmente riuscire a tenere dei prezzi accettabili, bassi, è il nostro obiettivo, e spero che ci stiamo riuscendo bene. Allora, possiamo dirlo senza onore di smentita: il dialetto è la matrice di una comunità, e a Tre Ponti si pontifica questa matrice come in un altro posto, mai a Fano, lo possiamo dire tranquillamente. Sì, lo dobbiamo confermare, perché è una verità. Io, nel saluto che ho portato a tutte le compagnie, ho detto che Tre Ponti sta diventando il fulcro della città, perché tantissime iniziative si organizzano in questo luogo. Ma soprattutto si è creata una vivacità dove associazioni tra loro si coinvolgono, e anche con questa rassegna delle compagnie teatrali, che fra l'altro sono molto partecipate, diciamo è la stagione estiva del Cianfrusaglia invernale, ma hanno avuto anche la capacità di coinvolgere anche le compagnie teatrali di Pesaro. L'ho detto scherzando, quello che la politica non riesce a fare, molte volte la società civile viaggia un passo più veloce. Quindi c'è questa vivacità che è anche cultura, perché molte volte viene sottovalutato il vernacolo e le attività che si fanno. Invece anche questo è un modo di fare cultura, di coinvolgere e far crescere chi fa queste esperienze. Lo dico perché ho avuto anch'io dei trascorsi, quando ero più giovane ho partecipato a delle commedie in vernacolo, 3 per la precisione, ed è stato per me un momento anche di crescita personale. Per cui veramente l'Arena BCC è un luogo importante, una bella arena estiva che si presta molto per questi spettacoli, non solo, perché non dimentichiamo che si organizzano anche dei bei concerti, la stessa orchestra Rossini ne ha organizzati diversi, quindi veramente una bella iniziativa, cioè tante iniziative, una bella rassegna, e complimenti anche alla cooperativa Tre Ponti, che in qualche modo è l'anima di tutto questo. Ecco, bisogna dire che alle volte l'abito fa il monaco, in questo caso il luogo fa anche l'atmosfera, la manifestazione. La BCC Arena rappresenta un bel contenitore, una bella opportunità da sfruttare. Sì, perché è fatta in modo naturale, anche l'ingegnere che l'ha progettata ha avuto una bella idea
sembra di essere immersi nella natura, all'aperto, e ci si gusta, si vivono alle suggestioni degli spettacoli che vengono rappresentati. Quindi si crea quel clima che rende più gioiosa e più appassionante la visione di questi spettacoli. È tutto sotto le stelle e in un'atmosfera così bella e accogliente come quella della BCC riesce bene. Anche la musica, anche un'orchestra sinfonica riesce a dare il meglio di sé. Sì, è dall'anno scorso che per volontà appunto dei sostenitori di questo luogo abbiamo inserito questo segmento di musica crossover, diciamo, un mix tra classico e moderna. Quest'anno raddoppiamo già perché saranno due appuntamenti. Partiamo dall'ultimo, il 29 agosto, faremo una serata dedicata alla bellissima musica di Lucio Battisti. Lucio Battisti, grande cantautore italiano, per il quale Roberto Molinelli, nostro direttore artistico per l'innovazione, ha riscritto un vero e proprio concerto per pianoforte e orchestra in 7 movimenti, prendendo spunto dalle celebri canzoni del nostro Battisti. Come dicevo prima, riproporremo un programma che ha avuto tanto successo negli anni passati, le Queen's Symphonies. Anche nel 2015 sarà riproposto e vi annuncio che ci saranno 3 date, una per mese, ho l'autorizzazione della BCC a dirlo, il 4 luglio a Mercatello sul Metauro, quindi fra qualche giorno, il 6 agosto appunto saremo qua all'Arena BCC, e terminerà questa riproposizione a fine settembre con l'inaugurazione della stagione concertistica di Salso Maggiore Terme. Allora, anche quest'anno la terza edizione del Festival della Comicità, che avrà una novità importante. Ci saranno 2 categorie, quella in lingua e quella invece in dialetto. Ci saranno 6 concorrenti dialettali che si esibiranno e quindi concorreranno per il premio finale, e quello invece in italiano, che sono dei concorrenti della regione che fanno parte del Lab on the Road di Zelig, e anche alcune persone invece di zona. Quindi sarà molto divertente sicuramente. A presentare ci sarò io con la voce recuperata e Nicola Anselmi, che quest'anno ha seguito la parte del dialetto. Lunedì sera, lunedì 29 giugno, la terza edizione del Festival della Comicità. E, oltre a questo spettacolo, nella nostra organizzazione di Oltre il Sipario, ci saranno altri 3 eventi importanti. Il 16 luglio con Le Tre Moschettiere, che è una commedia comica, molto comica, fatta dal gruppo dei ragazzi del teatro di Oltre il Sipario. Poi invece avremo il 23 gli adulti, che si esibiranno con Cercasi clienti per pronto soccorso, e anche questo è molto divertente. Mentre il 7 agosto andranno in scena i ragazzi dell'oratorio della stazione di Cucurano con 28 coristi del gospel di Cucurano più altri 28 attori per il musical Sister Act LOL. Anche questo, oltre a essere musicale, anche divertente. Uno degli sponsor sostenitori di questa bella estate sotto le stelle sarà anche la farmacia Vannucci, insomma, un importo importante e anche un contributo importante. Sì, noi crediamo in questo progetto. E la farmacia Vannucci è una delle più antiche farmacie della città di Fano, e quindi è giusto partecipare in questa commedia dialettale che si sta sempre più ampliando e avendo sempre più importanza, e ci sembra giusto partecipare in questo bel progetto del presidente Gino. Ecco, poi voi col dialetto ci avete anche attinenza, perché immagino in farmacia ogni tanto qualcuno vi chiede le ricette in dialetto, quindi bisogna che capiate qualcosa. Io penso si potrebbe fare anche una commedia ambientata in farmacia, dagli sfondoni che sentiamo, simpatici e curiosi.
Però ecco, l'iniziativa, ripeto, ci piace, siamo sempre sponsor importanti di questa manifestazione e penso che questa sia una bella organizzazione, quest'anno sarà ancora più bella dell'anno scorso, sì, sono convinto. Allora, BCC Arena, non solo dialetto e commedie, ma anche cinema, e il cinema ha avuto in questo inverno passato una bella spinta da te come regista per riproporre un film in dialetto, insomma, che ti ha dato grande soddisfazione. Molta soddisfazione, oltre le aspettative, siamo stati felicissimi dell'accoglienza del pubblico perché è stato un calore immenso. Ci scrivono un sacco di mail, ci vogliono bene, infatti adesso il 24 qui all'Arena BCC sarà un modo per farsi quattro risate sotto le stelle, ecco. Allora, da regista, insomma, ti voglio chiedere quanto è importante la parola e il contesto sociale per raccontare una storia, per raccontare qualcosa. È importantissimo perché ognuno di noi si vuole rivedere le proprie storie, nel senso che la vita sociale fa parte di tutti noi, i problemi fanno parte di tutti noi, quindi rivederli sul grande schermo poi sono modi di interesse, quindi ci si specchia quando guardiamo un film. È stato il dialetto che ti ha aiutato il cinema, in questo caso il film, o è stato il film che ha dato una spinta al dialetto, alla lingua? Ma guarda, sicuramente un po' tutte e due le cose. Il dialetto sicuramente è una, al cinema è una grandissima novità, sul Fano poi, perché comunque è stato un progetto che io lo avevo nel cassetto una decina di anni fa. Poi dopodiché è venuto fuori con le nuove tecnologie, era più fattibile la cosa, adesso ci siamo trovati a fare questa impresa. Inaspettatamente è venuto un progetto molto interessante, siamo felicissimi. Ecco, tu hai già lavorato alla seconda parte della storia, state per partire per i Ciak, c'è grande aspettativa, questo ti mette un po' di ansia o ti dà un po' di forza? Mi dà più che ansia la spinta di fare sempre meglio. Ci vogliamo, quest'anno è una storia molto allegra, molto veloce, una commedia quasi d'azione, diciamo, è il continuo della storia dell'anno scorso, sarà un film itinerante su tutta la provincia, passeremo a Mondavio, Cartoceto, Fossombrone, Pesaro e Urbino per tornare a Fano. Fano resta sempre il centro della storia. Ci sono delle sorprese, c'è da farsi, io dico un ritorno esplosivo, poi dopo. Conad crede da sempre in questo bel progetto, poi adesso c'è una struttura anche che asseconda molto, quindi insomma ci volete essere. Sì, ci vogliamo essere, perché c'eravamo quando sedevamo nelle poltroncine in plastica nel campetto, quindi a maggior ragione, con una grossa soddisfazione per noi, diciamo, per il nostro gruppo, che abbiamo sempre creduto e sostenuto, diciamo, questa iniziativa, esserci oggi nell'arena, insomma. Ecco, si prospetta una bella stagione, un bel cartellone, tante cose, insomma, anche per voi una buona visibilità e un buon ritorno in termini di feedback col cliente. Sì, è una buona visibilità e con il nostro grande piacere, diciamo, e sorpresa, quest'anno, siccome si è ampliato ancora di più, sta coinvolgendo sempre i supermercati della nostra catena, oltre comune, diciamo, oltre la parrocchia, insomma, quindi è positivo. Qualcuno che ha sperimentato da poco il calore e il luogo dove si rappresenteranno tante commedie, ce l'abbiamo qui. Insomma, com'è andata questo debutto ante litera? No, è andata molto bene. All'inizio eravamo un po' titubanti perché era la prima volta che venivamo a creare uno spettacolo alla BCC Arena, però ci siamo trovati molto bene, è andato anche oltre le nostre aspettative. C'è stato un duro lavoro dietro, sia per la creazione dello spettacolo, ma anche i giorni in cui siamo stati qua
insomma, a fare tutte le prove e poi a fare il saggio stesso. Ecco, la struttura si presta per la danza comunque. Sì, molto. Noi poi abbiamo fatto una cosa un po' particolare, nel senso che abbiamo richiesto un palco speciale 20x12, dove potevamo comunque utilizzare al meglio lo spazio sia per i ballerini ma anche per tutte le scenografie, le cose che avevamo, insomma, creato durante gli ultimi mesi. In quanti eravate sul palco? In tutto eravamo 150 allievi, quindi... Un bel movimento. Sì, sia ballerini che ballerine. Va bene, allora verrai a rivederli gli spettacoli qui. Sì, sì, infatti adesso lunedì verrò sicuramente a vedere gli spettacoli dialettali e tutto il resto che c'è in programmazione alla BCC Arena. Allora, la danza in questo momento sta vivendo un bel momento, diciamo da un po' di anni a questa parte, quindi anche le scuole stanno avendo il loro da fare. Io penso che la danza è una roba molto importante, sia per la disciplina dei bambini che come disciplina propria, vera e propria. Il nostro obiettivo principale è fomentare questa disciplina, che è una roba spettacolare. La passione che ci mettono i bambini, gli insegnanti, e tutti i genitori, chi sta dietro, tutto questo è una roba straordinaria. Quindi penso che sia una roba molto positiva sia per il comune come per tutta la popolazione della zona. Il supporto della BCC è stato essenziale per dare una spinta in avanti a questa manifestazione, dando il proprio contributo per creare la struttura che in questo momento ospita questa manifestazione. Quindi doppio applauso sia per averlo seguito e inseguito da tempo e per aver contribuito a una nuova location. Senz'altro, ma il primo applauso è a questa gente qua, perché se la struttura è stata fatta è perché ci hanno creduto in tanti e noi in realtà siamo stati un po'... all'inizio un po' titubanti, però a distanza di 3 anni devo dire che è stato un grande successo e sicuramente per quello che sta muovendo in termini di, diciamo, nei vari settori, perché adesso quest'anno anche molte manifestazioni di danza hanno dato la possibilità di una location a, diciamo, a un costo molto molto modesto, e poi adesso le compagnie dialettali che si allargano un po' alla provincia, al territorio, questo è ugualmente importante, quindi è stata una scelta buona per il territorio, perché coinvolge qui tante persone e poi ne parlano, diciamo, a livello più ampio di quello che era la cooperativa Tre Ponti come era all'inizio. Quindi sono stati 3 anni importanti, quest'anno il calendario abbiamo visto che è molto più ricco bene, insomma, ecco. Poi, diciamo, anche aggiungiamo che è anche un elemento di carattere economico, perché ci sono tante persone che si impegnano, smuove anche un po' di quello che può essere un movimento finanziario, e noi ci auspichiamo che dopo l'inizio, qui abbiamo dovuto dare un sostegno che poi tra l'altro è stato fatto con un finanziamento a tasso zero anche qui, e dico, dopo questo inizio ci sia una possibilità di raggiungere un sostanziale equilibrio economico a vantaggio, diciamo, di tutti quanti. Alla BCC Arena c'è una commistione di arti, di musiche, di atmosfere, e quindi oltre alle commedie, al dialetto, al vernacolo, alla musica, arriva anche la danza del ventre, un'atmosfera particolare che voi saprete ricreare in questa magia di questa arena all'aperto. Sì, ricreeremo un po' un'emozione, un'energia orientale qui all'Arena BCC domenica 28 giugno. Presenteremo il nostro spettacolo Il mondo che danza, perché il mondo ha bisogno di danzare. Ecco, nel titolo è racchiusa un po' l'essenza di questo spettacolo, Il mondo che danza, quindi cosa c'è? Di che cosa riempite il palcoscenico? Allora, il palcoscenico sarà vari stili di danza, partiremo dal oriental flamenco alla danza classica, faremo oriental tango, danze nubiane, porteremo un po', diciamo, stili di danza di vari paesi, faremo proprio un giro, danza gitana, e sarà una storia raccontata attraverso le danze.
E quindi, proprio per dare un bel messaggio, se il mondo danzasse un po' di più, sarebbe un po' più bello. E quindi attraverso l'espressione corporale si possono trasmettere anche dei messaggi belli e anche positivi. Assolutamente, sempre positivi. Un invito veramente a tutti a danzare, a trovare il proprio stile. Io ho scelto quello orientale perché nutre molto la mia anima e anche vedo veramente le donne cambiare, amarsi di più, stimarsi di più, aprirsi verso loro stesse. E quindi il mondo che danza è veramente un invito a danzare. Lo ripeto perché lo sento molto questo spettacolo. E quindi invito veramente le persone a danzare. Vi aspettiamo veramente numerosi per un'estate 2015. Il tempo è bellissimo perché l'anno scorso ha fatto un po' arrabbiare, ma quest'anno è veramente speciale. Ce l'hanno detto, ci hanno già avvisato. A posto.